la nostra trasmissione, vi propongo un servizio di arte che è andato in onda nel TG Studio di ieri sera. Vedrete una competizione, una gara che alla Sala del Paradisino di Modena, in Corso Cavour, vede padre e figlio a confronto. Quasi per gioco un padre e un figlio si raccontano attraverso alcune loro opere. Succede fino a domenica 2 maggio all'interno del Paradisino, la sala espositiva del Comune di Modena in via Cavour 52. Giampaolo Urru e Armando Urru, rispettivamente padre e figlio, non nascondono nelle loro opere la propria formazione, l'humus culturale, che, come si legge nella locandina, siamo di fronte ad un interessante confronto tra due generazioni, ma anche tra realismo e surrealismo. Scrive la critica d'arte Giuliana Galli. Al Paradisino sfila il binomio Paolo e Armando Urru. Giampaolo, il padre, che vive e lavora di Greses, in provincia di Cagliari, in qualità di agente di polizia municipale, sfoggia, scrive ancora Galli, il repertorio figurativo espressionistico di taglio etnografico, con un'esperienza di oltre 30 anni. Armando, nato anch'esso a Iglesias nel 1976, ma residente da una decina d'anni a Modena, si è volto a un estetismo scenico, il cui spartito policromo sia assimilabile a un campo di forze, il cui diapason sia un ductus, sia sismografo di una pulsione, tradita in una verva, a tratti febbrile, con impennate che si dipanano in matasse di grovigli scenici. La mostra di pittura personale Armando Urru e Giampaolo Urru, tra realismo e surrealismo, due generazioni a confronto, è aperta presso la Sala del Paradisino in via Cavour 52 a Modena, fino a domenica 2 maggio compresa. Gli orari di apertura, dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 20. L'ingresso è gratuito e libero. Dunque ancora pochi giorni per vedere questa esposizione alla Sala del Paradisino di Modena, in Corso Cavour 52, lo ricordo. Siamo alla